Inizia oggi un nuovo avvento, una nuova opportunità per convertire il nostro cuore. Siamo invitati, ancora una volta, a vegliare per non lasciar passare invano le grazie che Dio vorrà donarci durante questo periodo. È necessario però essere attenti, avere un cuore attento e vigile. Se per l'uomo d'oggi, preso da molteplici situazioni, è difficile concentrarsi e meditare, a noi Gesù chiede di non assopire il cuore. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento, ci ripete nel Vangelo di oggi. E ancora, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Non possiamo addormentarci. Se siamo in cammino, dobbiamo andare avanti con perseveranza e non possiamo deviare per strade sconosciute o errate, ma neanche fermarci troppo spesso. Dobbiamo essere costanti e perseveranti. Lo ricorda anche San Paolo nella lettera ai Romani. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Dunque, è tempo di mettersi in cammino. E in questo cammino ci guiderà la parola di Dio. La parola che oggi ci suggerisce il Vangelo è camminare senza indugio.